Consiglio dei Ministri impugna la legge della Regione Basilicata sul ciclo dei rifiuti. In buona sostanza, i rifiuti solidi urbani dovrebbero essere pretrattati e conferiti in discariche. Questo non è avvenuto in violazione della legge statale redatta in piena armonia con quella comunitaria. In particolar modo l'operazione è in contrasto con l'articolo 117 del primo comma della Costituzione. A tal proposito, appunto, si sono violati i vincoli imposti dalla Comunità Europea. Dunque questa volta il Premier Renzi rimprovera il governatore lucano Pittella. I cittadini, forse lucani, dovranno pagare circa 60 milioni di euro di tasse in multe, appunto, all'Europa. Ne abbiamo discusso con il tenente Giuseppe Di Bello del comitato Mobasta. L'iter posti in essere dalla Regione Basilicata nel corso degli ultimi anni, e quindi a catena dalla regione alle province, dalle province ai comuni, era un iter che ha favorito, e questo lo dimostrano gli atti dei processi in corso, vedi il processo Monnezzopoli, ha favorito società già oggetto di arresto per associazione a delinquere o di tipo ordinario o di stampo mafioso, ha creato presupposti tali da far immediatamente identificare una connivenza, una collusione tra politici, dirigenti e quelli che chiamiamo, tra virgolette, signori della monnezza. È ovvio che ad una verifica sullo smaltimento, sul traffico, sul trasporto, sulle stazioni di trasferenza, sulle discariche, si capiva perfettamente che il tutto veniva fatto con la famosa logica del cappello sopra la poltrona. Cioè, prima facevano fare e realizzare o ampliamenti di discariche o gli opifici, cosa che è stata, come dire, deliberata dalla giunta Pittella recentemente, e poi ci mettevano sopra il PRGR, Piano Regionale Gestione dei Rifiuti. Ma tutto questo è in totale, completa e inequivocabile difformità rispetto a quelle che sono i dettami delle leggi europee ed italiane. E adesso che cosa accadrà? Si vanno ad aggiungere questi soldini? Sì, ma purtroppo non è la prima volta. Di recente la Regione Basilicata è stata condannata per la mancata bonifica di una discarica pubblica. Cioè, noi se continuiamo a giustificare, perché io quando dico noi, Mary, intendo dire, anche se pochi siamo come popolazione lucana, un quartiere di Roma, 570.000 abitanti, però continuiamo ad ignorare che ci stanno facendo degli atti contrari alla legge. E chi li sta facendo? Li stanno facendo le istituzioni ai massimi vertici, dalla regione alla provincia ai comuni. Cioè, purtroppo è anche colpa nostra questa. Che cosa dovremmo fare? Io penso che la prima cosa che bisogna fare, così come abbiamo fatto già noi, il sottoscritto non è che parla e poi non produce, cioè prima produce e poi parla. Noi ci siamo nominati per 3 volte parte civile nel processo Monnezzopoli, e credetemi, io l'ultimo, anche i dibattimenti precedenti, ma l'ultimo, si sono scagliati tutti gli avvocati, i difensori dei signori della Monnezza, perché temono i cittadini. Guardi, io sono a totale, piena e completa disposizione, gratuita, è importante anche questo, perché i cittadini possono intervenire anche attraverso le associazioni che rappresento o direttamente loro come parte civile rispetto a tutto ciò che di cattivo e di non lecito le nostre pubbliche amministrazioni e la nostra regione e le nostre province stanno facendo. Innanzitutto, poiché non vennero fatte adeguatamente, cioè non vennero fatte per niente, la differenziazione dei rifiuti, quella che noi, diciamo, le massaie, i cittadini lucani stanno facendo, però questi poi mettevano tutti insieme e portavano o in discarica o presso l'inceneritore Fenice. Quindi la restituzione della tassa, perché era una tassa non dovuta, in quanto derivata in grande percentuale dal fatto che avrebbero dovuto fare la differenziata che veniva fatta, ma soprattutto, siccome se lei prende gli atti del processo Monnezzopoli, dice ci
sono state 5 milioni e mezzo di euro in meno di 2 anni come danno economico, ma come danno ambientale c'è stato un danno di tipo incalcolabile, per cui a parte diciamo la richiesta di risarcimento in danno economico, va citato anche il danno incalcolabile rispetto alla natura, rispetto all'ambiente, rispetto alla salute pubblica, e quello lo dovrà calcolare come il danno biologico per singolo cittadino che si costituisce il Tribunale di Potenza, e perché no anche quello di Matera, quando le discariche ricadono nel territorio della provincia di Matera.